Con la sentenza del Tribunale di Pescara dello scorso 14 ottobre sono ufficialmente fallite le Terme di Caramanico, con un buco da 25 milioni di debiti che negli anni ha allungato irrimediabilmente l'elenco dei creditori dello storico centro di eccellenza termale abruzzese. Gli ultimi 11 dipendenti a tempo indeterminato saranno ora licenziati dopo i 150 stagionali già da tempo rimasti a casa e i 1.500 lavoratori impiegati nell'indotto termale in fibrillazione per il futuro dell'economia di un territorio che nelle Terme aveva il suo fulcro. Alessandra Di Simone della Philcams CGIL di Pescara, qual è lo scenario futuro che si prospetta per le Terme di Caramanico dopo quest'ultima comunicazione di fallimento? Gli ultimi lavoratori, 11, sono stati licenziati ovviamente con una comunicazione da parte del curatore. Adesso abbiamo una fase che è quella che dobbiamo assolutamente accelerare, perché c'è di mezzo appunto un paese intero in attesa che la struttura riprenda. Bisognerà dare una nuova concessione delle acque a qualche imprenditore che si occuperà appunto di riprendere in mano tutta la struttura. C'è anche un albergo di lusso molto importante e quindi bisognerà che per la primavera prossima la struttura possa ripartire. Perché la struttura di Caramanico, l'abbiamo detto tante volte, non è solo i 150 lavoratori occupati in quel luogo. Spesso lavoravano anche 9 mesi su 12, ma è soprattutto un indotto fatto di 1.000-1.500 persone che hanno necessità di far ripartire le terme. Senza le terme di Caramanico, Caramanico e i paesi vicini sono destinati alla morte economica. Bisognerà fare presto, diceva, perché comunque c'è anche questa gestione delle acque che devono essere comunque monitorate e se non si agirà presto si rischierà addirittura poi di ritrovarsi con un ulteriore carico di lavoro per depurare queste acque. Il presidente di Federterme ci spiegava nell'ultima riunione che una struttura come quella termale, non verificata e non controllata, rischia anche di avere un inquinamento delle acque. Voglio solo ricordare che quelle acque sono le acque sulfuree più importanti d'Europa, così ci hanno detto, e quindi è importante anche salvaguardare quel patrimonio che non può essere appunto lasciato all'abbandono. Più tempo passa e più ci sarà bisogno di importanti investimenti economici, quindi noi chiediamo oggi ai curatori fallimentari che dovranno occuparsi di tutta la procedura di essere celeri e chiediamo alla Regione ovviamente di stare dietro a questa questione perché sicuramente il tempo è importante. Qualora ci dovessimo accorgere che non ci saranno le risposte adeguate e la tempestività adeguata, noi saremo pronti comunque, insomma, ad essere presenti insieme ai lavoratori di Caramanico ma anche a tutto il Paese.